Ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo video. Oggi vi presento un episodio di spinning dalla spiaggia in cui ho provato una nuova canna molto leggera, leggerissima. Però prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina per restare aggiornati sui video che pubblicherò in futuro. È un'operazione molto veloce, però sarebbe molto importante per me. Ora via con la sigla. Via. Ciao ragazzi, qualche ora dedicata alla pesca e niente, appena arrivata questo nuovo gioiellino, la Zodias Super Sensitive 2021, la 11, la 2 grammi e mezzo 11, e volevo provarla. Non mi aspettavo che il mare fosse ancora così alto, quindi sarà veramente complicato restare in pesca, però ci proviamo. Pensavo che la fase di scaduta fosse ancora più avanzata, però niente, insomma, adesso sono qui e proviamo a lanciare, vediamo se esce qualcosa. Sto pescando con un kairiki dello 006, cioè sono proprio leggerissimo. Vediamo com'è la risposta. È una canna ipersensibile, mi dà la sensazione che tutto ciò che circonda l'esca sia percepibile. Insomma. Ora proviamo, vediamo se esce qualcosa e vediamo se riusciamo a tirarlo. Con questa risacca sarà complicato. Vediamo. E la miseria, attacco. Thank you.
Ehi, ehi, ehi! Pesce con... Gio! Una piccola cerniotta, veramente bellissima. Chiaramente adesso la liberiamo. Pesce meraviglioso. Piccola cerniotta e adesso via. Bene ragazzi, a questo punto mi preme ringraziare Francesco e Gigi, che sono i miei due sostenitori su Patreon. Patreon è una piattaforma che anche molto intuitiva, che consente il supporto dei creatori di contenuti. Bene, il video termina qui, io spero vi sia piaciuto e vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Fatemi sapere nei commenti se avete mai pescato con attrezzatura così leggera in mare, se intendete farlo magari in futuro. Io vi anticipo che i video che insomma avranno ad oggetto questo tipo di pesca non sono finiti, anzi nei prossimi episodi spero di poterne condividerne altri, anche indirizzati o comunque che avranno come target predatori diversi. Naturalmente cliccate il tasto mi piace se avete apprezzato questo tipo di contenuto e condividetelo con chiunque possa essere interessato all'argomento. Naturalmente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdervi i video che verranno, e noi ci vediamo al prossimo episodio per una nuova avventura di pesca. Ciao!